I think the girls with their nails done now. Ok, ciao ragazzi, siamo su Direct Contact. Partiamo con le missioni. Adesso ho cambiato la camo, mi sono messo la camo quella chiara perché la prima missione è quella sulla neve. Ci sono stati degli aggiornamenti. Dopo gli aggiornamenti, io ieri ho provato a registrare, però l'altro giorno ho registrato 4K, andava benissimo. Ieri ho provato a fare una registrazione in 4K e gli FPS erano una merda. Addirittura mi andava sotto i 40 FPS. Quindi sono andato su Discord, ho parlato con lo sviluppatore, gli ho spiegato il problema e mi ha detto di provare a mettere a 2560 per 1440. Lui nel frattempo vedrà nei prossimi aggiornamenti di vedere se è successo qualcosa con gli ultimi aggiornamenti. Comunque così gli FPS non sono come erano l'altro giorno che ero in 4K, che addirittura andavo a 120-140, ma sono intorno agli 80-90. Comunque andiamo a fare la prima missione. La camo, come ho detto, mi sono messo quella chiara perché andiamo sulla neve. Via, andiamo. Allora, anche oggi c'è stato un aggiornamento, hanno aggiunto i suggerimenti, potete andare a vedere che non è malvagia come cosa, potete andare a vedere tutti gli aggiornamenti, come si fanno gli attachment, cosa si fa al quartier generale e tutte queste cose qua. Se lo chiudete, per riaprirlo premete il tasto 9 e si riapre. Ok? Abbiamo l'elicottero, quindi andiamo diretti all'elicottero e facciamo partire la missione direttamente dall'elicottero senza andare nell'ufficio dall'altra parte. Se guardate, l'acqua per terra è fantastica. Video in 2K, raga, perché la missione sarà lunga. La missione è questa: Operation Nordic Fjord e Start Game. Ok, la mappa della missione è questa, come vedete è molto molto ampia, e ci sono 1 2 3 4 5 e 6 checkpoint. All'interno della mappa, come potete vedere, ci sono dei punti in cui andare a refullare sia le munizioni che la vita, a parte i medikit che abbiamo comprato e che abbiamo appunto come equipaggiamento, medikit, bendaggi e tutto quello che serve per curarsi. E a fine missione, ogni checkpoint c'è un obiettivo da distruggere, ci sono mezzi, carri armati, queste cose qua da distruggere. Una volta distrutti tutti, si va nella zona di estrazione, che è questa. La missione sarà abbastanza lunghina, eh? Comunque, tac, partiamo da qua e esponiamo. Appena si spona, bisogna andare subito nel veicolo che c'è e andare a fare, come abbiamo fatto nell'altro video, la scelta dell'operatore. Io mi prendo il JTAC Operator, poi nei prossimi video proviamo anche a cambiare. Andiamo sempre qua sotto, selezioniamola e torniamo su e andiamo a prendere il gadget dell'operatore JTAC, che era il tablet per poter lanciare appunto gli attacchi aerei per distruggere gli obiettivi o eventuali gruppi di nemici che ci rompono le balle. Allora, io questa missione l'ho già fatta un po' di volte, perché tra la prima volta che l'avevo fatta da solo senza registrare, ieri l'ho rifatta registrando, ma alla fine la registrazione era una merda perché aveva perso tantissimi fotogrammi e quindi non ho potuto portarla. Siamo feriti un pochettino al corpo. Ui. Quanti cacchio ce n'è qua?
L'ho fatto. Mi sembra che l'ho colpito, ma non l'ho ucciso, si è arreso. Lasciamolo lì. Andiamo ad arrestarne qualcuno, di quelli che si sono arresi. Perché se arresti e poi avvisi appunto il quartier generale che hai fatto degli arresti, guadagni punti esperienza. Raccogliamo i loot, che non sono le armi, ma sono le munizioni delle armi. Confermiamo la kill. Ma quando confermate la kill, scappate subito, perché alcune volte si sente anche un click dopo che la confermate. Lanciano praticamente una granata e esplodete. Raccogliete più cose che potete, perché i soldi servono per comprare i medikit. Don't even think about it. Hands up! Don't you fucking move a muscle! Come avete sentito, premendo un tasto si possono dare delle intimidazioni al nemico. Bravo to HQ, we got one detained. Ok, $13 per aver confermato l'arresto. Da dove mi ha sparato? Arrestiamo anche questo. Don't even think about it. 29 punti esperienza. Siamo a livello 9. Tra un po' penso che passiamo a livello 10. Bravo 1 to HQ. I got traffic for you. Ok, l'ho incaprettato. Però mi hanno sparato. Fammi vedere da dove cacchio mi hanno sparato. Qua ce n'è un altro. Come quello di prima. Perché non è ammanettato, scusa? Ma ti sei tolto le manette? Hands up, you move it, I will shoot your ass! Vabbè, si è tolto le manette, ma resta lì. Bello. Morto. Beccato. 81 FPS. Non sono tanti, ma meglio di ieri. Diciamo che quantomeno è giocabile, eh? Comunque, che si dica quel che si dica, è che su Steam ci sono solo recensioni negative, io resto della mia idea, questo gioco merita. Queste sono le casse dove ti puoi refullare sia di vita che di munizioni, eh? Ricuriamoci subito. E comunque da quando è uscito hanno già fatto 8 aggiornamenti, eh. Non è che ne hanno fatto uno e se ne sbattono le balle, eh. Su Discord ascoltano tutti i problemi che ci sono e li fixano, eh. Ok, preso, mi manderei a curare di nuovo, perché è inutile sprecare i medikit quando si è vicini al punto medico, eh. Vai, pieno. Come vedete l'ambientazione è veramente ampia, ma veramente ampia.
Ecco, una cosa che dovrebbero un attimo regolare è la input dell'intelligenza artificiale, perché ti iniziano a sparare anche quando praticamente non sei ancora visibile. Enemy down. Dov'è? L'ho preso. A quanti? Reso. Sto sanguinando. Al corpo. Questo qui serve per bloccare l'emorragia. Poi ci facciamo una bella punturina. E siamo a 37. Un 55. Body. E avevamo solo quello, cazzo, vaffanculo. Mi sa che quando colpisci quelli che si sono arresi, ti dà il danno, te lo restituisce. Il mezzo è lì. E mi sta già sparando. Un altro che si è arreso. Ok. Chiamiamo l'attacco aereo, F-18. Una boom, qua conferma, merda, vaffanculo. Eh? 172 metri. Blackheart 91 with JFO target brief. Line 4, 320 feet. West, 300 meters. Pointer target, line 240 degrees. Blackheart 91, this is Devil 21. Roger, line 4, 320 feet. West, 300 meters. 1000 meters out. Tally target. Dovrebbe morire con l'attacco anche quello. Engaging. Eagle 4, Fox 2. Perfetto. Preso, cazzo, l'ho preso. Non me ne è esploso ancora uno, giusto per farvi vedere. He's down. Siamo attenti perché dal lato di là ce n'erano due. Fermiamo più che possiamo perché sono soldi, eh.
threat neutralized. Questo scoppia. Visto? Si è sentito il click? Ma ferito? No. Ok. Quando premo questo tasto qua in alto mi fa vedere gli obiettivi fatti, i controlli settore. Quello in blu, azzurro, è quello che ho fatto adesso. Andiamo a curarci. E a prendere ammo. Porco Giuda. Là, c'è ancora questo da restare. E neanche qua. Anche prendendo, porco Giuda. Porco Giuda, hanno preso bene questo. No, sembrava che stavo sanguinando, invece no. Sanguinando. Gamba destra. Ah, c'è la stamina, non ve l'avevo detto, qua sotto in basso a destra c'è la barra della stamina, quando va giù non si corre più. Cosa importante in questo gioco è non perdere le gambe assolutamente, perché se no è un problema. Quando si è tanto quando si è tanto feriti la mira diventa una merda. Ulla, c'è un altro là. A lato, se non abbiamo attacchi aerei a disposizione, ci sono delle... ci sono dei fusti di benzina che se li colpiamo, o anche dopo un po' che spariamo il carro, e lì la trompa, una cazzata. Lo riusciamo a far saltare. Una decina di colpi che gli diamo a cazzo. Visto? Guarda da dove mi sparano. A vedere se gli tiro un attacco aereo. Un buon confermo. Vecchio sono.
Abbiamo fatto qualcuno o no? Allora, mappa. Andiamo qua, anche se non andiamo in ordine non cambia niente. Qua, muovi. Questa cosa è comoda, del segnalibro lì sulla mappa, anche perché se giocate in coop con altri, anche loro teoricamente dovrebbero vedere le marcature che vengono segnate. Porco Giuda. Perso la gamba. Niente, dobbiamo andare subito in un punto. Ok, andiamo qua. Ok. Metri. Vorrei riuscire a farla tutta senza morire, sarebbe bello. Lasciami arrivare. Da curarsi, dai, però vedete la merda se perdete le gambe, che cammina così. Ok, metri. Qui andiamo incontro al nemico che ci sparava prima. Sicuro come l'oro. L'ho preso. Si è arreso, ma se riescono a ammazzare, vaffanculo. Mi ha rotto i coglioni. 110 metri, Andiamo all'altro obiettivo. Guardalo là. E se lo facciamo saltare subito? A 10. Due bombe, conferma. Four-two-one, this is Blackheart 9-1 with JFO target brief. Line 4, 1.320 feet. West, 300 meters. Pointer target, line 240 degrees. Cleared hot. Blackheart 9-1, this is 4-2-1. Roger, line 4, 320 feet. West, 300 meters. Tally target. Engaging. Eagle 4-5-2. Ma non l'ho preso. Cazzo, l'avevo inquadrato. Andiamo a farlo saltare, va. Aspetta, prima facciamo pulizia qua sotto. Proviamo che non ci sia nessuno. E facciamo il pieno di ammo,
Non andiamogli frontalmente perché ci spara come un dannato questo. Eccolo. Abbiamo perso un braccio. Tanto per gradire. Ne sono rimasti tre, eh? Quelli al 100%. Livello 11. No, meglio che non vado su a confermare perché questo mi spara. Cioè, sono belle, come missioni, cazzo. Cioè, ti prendono, durano tanto, cazzo, ti impegnano, eh. Minchia, guarda là. Throwing grenade! Frag out! Clear out! Ok. What? Erano un bel po' che stavano venendo verso di me, però dove cazzo sono andati? Carro. Cazzo, adesso però... No, mi stanno sparando. Bom, fermo. Cazzo, te lo metto sopra, eh. Perfetto. Cazzo è questo? Ora questo da dove mi spara? Oh? Ok, due obiettivi fatti, eh. Tango down. Questo scoppia. Ancora. Dov'è qua?
Madonna, quello. Una andata. Pezzo di merda, t'ho visto dove cazzo sei. Comunque ce n'era un altro. Non voglio morire. Guarda di là. Beh, quelli col mitragliatore sono indegni. Quelli con l'MG. Guarda. Vuoi vedere che l'ho fatto? No. Don't even think about it. Bravo to HQ, we got one detained. I'll copy, over. Guardalo qua, quello del mitragliatore, pezzo di merda, t'ho fatto. Tiene impegnato, ti tiene proprio attaccato a sto gioco. Mi piace. Abbiamo obiettivo. Dove ho fatto il carro? Ritorniamo lì. E poi andiamo più giù. Ricorda un po', che ne so, Reforger, Arma Reforger. Sotto alcuni aspetti ricorda Arma. È un po' un mix di... giochi tattici. Però, cioè, ha un suo perché, ha un suo perché. Ok. Thank you.
Là c'è un mezzo. Che cazzo l'ho preso? Ma ce n'è ancora, guarda, 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 guarda. Metto 60 metri, eh. La prossima mappa facciamo Afghan. Almeno dovrebbe essere Afghan la seconda. Cazzo, questo mi ha preso. Sopra la montagna. Le esplosioni sono una figata. Comunque ce n'era uno sulla... Ma dove cacchio mi sparava? Eccolo là. Ci mandiamo l'attacco aereo, eh. Quel missilone. Due missiloni, conferma. Se arrivi dal di lì non riesci a bombardare lì. Bella, bella. La GPU la usa pochissimo. Infatti la temperatura ce l'ho a 33. Il processore questo lo usa già un po' di più. La temperatura ce l'ho intorno ai 70 gradi, 68-70. Usa più il processore che la GPU.
Ehi. Bye-bye, bad guy. Bye, bad guy. Stavo swappando, porco Giuda. Oh, ok, me li dà tutti. Andiamo al punto di estrazione. Diventando notte, eh? Mica missione compiuta, oh. Puttana. Ok. Viene completa. Congratulazioni soldato. Soggetto. Completazione. Completa il report. Tutte le unità. Ho ammazzato tutti. Questa missione è un successo. Operation undertaken. Badare contro operative or team as archived resume il successo. Minchia. Andiamo a vedere. Come è giusto a vendere. Non a lui, all'altro. Tell. Item. Legal 25 Del 25
Conferma. 5155, buono. Cons. Medical. Dai. Abbiamo 5000 passamonete. Perfetto, dai. Niente raga, dai, missione compiuta. Spero che il video vi sia piaciuto. La prossima è Afghan, che è una mappa molto bella ma molto impegnativa, perché è un po' confusionaria nel senso dei colori e della mimetizzazione, tutte queste cose qua. Poi ci sono tanti civili anche. Niente, dai, ripeto, spero il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, un commento. Se vi va iscrivetevi al canale. Noi ci becchiamo alla prossima. Ciao belli. Da Direct Contact è tutto.